Buongiorno a tutti, grazie di essere qua insieme a noi. Io saluto il dottor Dorsogna e il dottor Bruschini che sono qua oggi per un appuntamento importante per la nostra regione, per l'aeroporto, per la nostra economia, soprattutto turistica e anche dell'internazionalizzazione, ma credo che è anche un'opportunità questa per fare un punto della situazione generale rispetto alle prospettive e ai progetti che stiamo costruendo. Io cercherò di essere, anzi, sarò molto sintetico. Sapete che da oggi sono in vendita i biglietti aerei che portano sulla rotta Ancona-Parigi, che partiranno il 27 maggio. E chiaramente Parigi è una capitale mondiale che ci dà un'opportunità di crescita sia nelle prospettive turistiche, nelle prospettive economiche, di internazionalizzazione dei nostri prodotti. E soprattutto credo che è importante comprendere tutto quello che è la tutta quella che è la programmazione e la possibilità, la capacità che stiamo mettendo in campo per il rilancio del nodo intermodale delle infrastrutture della nostra regione per costruire nuovi circuiti e accedere a nuovi circuiti che finora ci erano praticamente impossibili da raggiungere. Io penso che l'aeroporto possa rappresentare un punto cruciale per ridare alla nostra regione una centralità. Non è facile colmare quel gap con le infrastrutture ferroviarie, perché costruire una nuova ferrovia comunque implica tempi e risorse che non possono essere messi a disposizione nell'immediatezza, così come l'aeroporto della nostra regione, i collegamenti internazionali, e penso a Parigi e a Londra in maniera particolare, ma potrebbero non essere le uniche rotte di cui potremmo disporre nei prossimi mesi, ma anche con la continuità territoriale Milano, Roma e Napoli. Credo che queste possano essere veramente le novità importanti che per la prima volta, da quando l'aeroporto c'è, potranno essere messe a disposizione dei marchigiani e degli italiani, di tutti coloro che potranno e vorranno usufruirne. Chiudo questa mia introduzione prima di ringraziare il dottor Dossogna e il dottor Boschini facendo una considerazione. È impossibile essere presenti nei circuiti se non si è raggiungibili. Se noi non siamo a Milano, a Roma, a Napoli, a Parigi, a Londra, praticamente diventiamo una meta sconosciuta, o anche se conosciuta, difficilmente può essere una meta che si va a scegliere, sia per il turismo, ma non solo per il turismo, anche per le nostre tante imprese del manifatturiero, della filiera enogastronomica e di tutte le altre filiere che sono le nostre eccellenze. Penso alla nautica, è un'eccellenza a livello mondiale. Ecco, in questo senso il fatto importante di essere presenti sui voli nazionali e internazionali significa che la nostra regione inizia ad essere anche in un circuito, e poi noi dovremmo essere bravi a costruire intorno a questo circuito progetti e opportunità. Non vado oltre, passo la parola al dottor Dorsogna, che sicuramente più di me potrà spiegare tutte le dinamiche. Grazie, grazie mille Presidente, grazie molto, grazie a tutti per essere intervenuti e un ringraziamento anche particolare alla compagnia, a questo punto Volotea, che ha investito, che ha creduto nel grande potenziale delle Marche. E come diceva giustamente il Presidente, questa è un'opportunità unica, storica, raggiungere la città di Parigi, che è, ricordiamo, una delle prime destinazioni turistiche del mondo. E ci permette di fare un salto di riposizionamento complessivo strategico definitivo che apre dei viatici assolutamente fondamentali per il futuro. Questo attraverso un lavoro congiunto che stiamo facendo con l'Agenzia del Turismo, quindi Marco Bruschini qui ne è testimone, che è un lavoro assiduo sul territorio. Affinché anche le attività di branding e di awareness della marca siano riconoscibili su ambito nazionale e internazionale, e soprattutto questo ci permetterà altresì di avere la possibilità, attraverso anche i voli di continuità territoriale, di andare a raggiungere quelle destinazioni extra, in particolare Roma e Milano, che sono gli hub italiani
più importanti, con le stazioni internazionali e intercontinentali, affinché questo lavoro congiunto e sinergico che stiamo facendo con l'agenzia e con la regione tutta possa portare dei risultati in modo tale che le Marche abbiano quel posizionamento di qualità, di riconoscibilità, sia turistico ma anche artistico. Ricordiamo che le Marche ha questo grande vantaggio competitivo rispetto a anche altre, tante altre regioni italiane, cioè ha una attrattività non soltanto turistica pura, ma anche di un turismo artistico di alta qualità che molti non hanno. Quindi io credo che su questo noi dobbiamo lavorare. I flussi turistici anche di alto spendenti arriveranno nelle Marche, ci porterà un indotto talmente importante da poi ricostruire le fondamenta di un'economia che sarà trainata anche e soprattutto attraverso il turismo. E questo, di nuovo, ringrazio enormemente la cooperazione e il supporto anche personale da parte del Presidente Acquaroli e di tutta la Regione. Grazie. Grazie, dottor Dossogni. La parola al dottor Bruschini, direttore del Diatim. Grazie Presidente, grazie Alex. Oggi è un giorno estremamente importante, intanto perché abbiamo il Presidente che fa anche l'assessore al turismo, quindi diciamo averlo vicino ci rafforza e ci dà sicuramente nuovissime energie. E poi ecco, con Alex Dorsogna c'è questo, siamo diventati ormai una specie di coppia di fatto che va in giro per il mondo e cerca di piazzare le Marche, quindi questo è fondamentale perché i voli sono le gambe della promozione, è chiaro, lo diceva il Presidente, se noi abbiamo sicuramente il prodotto, abbiamo tutti gli strumenti, dobbiamo mettere in condizione i turisti di venire nella nostra regione, che è veramente una scoperta continua. Io lo sto facendo da 4 mesi e ogni giorno mi porto un pezzetto di questa eccellenza che c'è nei nostri territori. E quindi presentarla ad un mercato come quello della Francia è sicuramente un mercato importante. Ho avuto la fortuna di vivere un anno a Parigi da direttore dell'Enit, in una location molto bella che era Rue de la Paix, e so quanto sia importante il mercato francese e quanto possa essere proprio diciamo così, direttamente interessato a tutto quello che può offrire il territorio delle Marche. Quindi su questo oggi viene raggiunto veramente un obiettivo fondamentale per lo sviluppo del turismo e per far svolgere alle Marche quel ruolo da protagonista che devono avere e che dobbiamo rivendicare ogni giorno. E chiudo con il discorso che faceva Alex sul turismo del lusso e sul turismo alto spendente. L'ATIM sarà, insieme all'aeroporto e insieme al porto, altra grande intuizione del Presidente, quella di creare un tavolo permanente di confronto che ovviamente aiuta lo scambio delle informazioni e ci rende più forti quando andiamo sui mercati internazionali, perché noi dobbiamo aggredire fortemente i mercati internazionali per far salire il 20% che viene dal resto del mondo nel nostro turismo e arrivare a 30-40% per poter bilanciare il discorso del turismo domestico. E quindi è chiaro che noi prenderemo alcune, diciamo così, alcune iniziative molto chiare, che sono la partecipazione al Sea Trade, la fiera più importante per quanto riguarda le crociere, che va a collocare Ancona al primo posto per quanto riguarda le crociere che si svolgono nell'Adriatico. Saremo a Cannes allo Yachting Festival per mettere in evidenza tutta la filiera della nautica, che diceva il Presidente, e poi termineremo il 2023 partecipando sempre a Cannes a quella che è l'ILTM, cioè la più grande fiera del lusso, dove le Marche veramente possono svolgere un ruolo di grande protagonista. Grazie dottor Boschini, io passerei la parola di nuovo. Sì. Io grazie a Marco, grazie Presidente ancora. Do la parola adesso a Valeria De Basti, che è il country manager di Volotea, che di nuovo ringrazio anche personalmente per lo sforzo, per l'impegno, per la collaborazione attiva che ci ha visto oggi portare questo grande risultato per il territorio. E con loro continueremo anche a
operare su altre destinazioni importanti nazionali, lascio a Valeria la parola affinché possa presentare tutto il network complessivo di Volotea dall'aeroporto di Ancona. Grazie Alex, buongiorno a tutti. Innanzitutto mi scuso per non poter essere lì con voi oggi, ma sono sicura ci saranno altri momenti in cui conoscersi di persona e incontrarsi. Noi siamo particolarmente felici oggi di lanciare la nostra prima rotta internazionale dall'aeroporto di Ancona. Sinora infatti abbiamo sempre operato soltanto rotte domestiche sul mercato italiano e per la prima volta ci avventuriamo su un mercato straniero. La Francia per Volotea è il primo mercato, è il nostro mercato più grande all'interno di tutto il nostro network, per cui siamo fiduciosi che questa rotta funzionerà e porterà soprattutto moltissimi turisti e traffico incoming verso Ancona. A questo proposito ho sentito che farete molte attività sul mercato francese e questo mi rallegra perché la notorietà della regione Marche, purtroppo, perché devo dire che è una regione meravigliosa, io in famiglia abbiamo una piccola casa nelle Marche vicino a Numana, quindi per noi per me è una regione meravigliosa e senz'altro ci tengo in particolar modo che possa funzionare questa rotta e che sempre più turisti, anche stranieri, possano visitare la vostra meravigliosa regione. E per quanto riguarda Volotea, la rotta per Parigi partirà, come abbiamo detto prima, il 27 maggio con due frequenze settimanali, sarà operata tutto l'anno, ma come Volotea operiamo sullo scalo di Ancona con altre quattro rotte domestiche che sono verso Catania, Palermo, Olbia e da oggi sono in vendita di nuovo anche i voli per Cagliari che inizieranno sempre il 27 maggio con una doppia frequenza settimanale. Quindi invito già tutti coloro che ci stanno seguendo ad andare a prenotare perché sul sito le tariffe adesso sono particolarmente vantaggiose, quindi è il momento di incominciare ad approfittare della grande opportunità che hanno anche tutti i marchigiani di visitare con voli diretti Parigi e anche tutto quella regione della Francia. Grazie Valeria, grazie molto. Grazie a tutti voi. Beh, non so se ci sono domande a questo punto da parte dei giornalisti. Abbiamo parlato di tariffe, si può avere un'idea delle tariffe? Immaginavo ci fossero le tariffe, la prima. Valeria, vuoi rispondere tu? Scusatemi. Parlava la prima domanda, no, da copione, è quanto costa? Quanto costa andare a Parigi? Le nostre tariffe adesso lo vediamo in contemporanea che mi collego e andiamo direttamente sul sito a vedere qual è la tariffa base. Normalmente le nostre tariffe base partono da 29 euro a tratta, tasse aeroportuali incluse. Considerando che Parigi è un aeroporto molto caro, è una tariffa senz'altro vantaggiosa, ma andando proprio sul sito vedo che ci sono appunto tariffe a 29 euro, 34 euro, comunque prevalentemente la partenza soprattutto del martedì di tutto giugno è a 29 euro, tasse aeroportuali. Diciamo che con 100 euro, volendo stare larghi, si va e si ritorna. Sì, sì. Sono tutte le tariffe adesso, sto scorrendo la nostra, voi non lo vedete, ma io sto scorrendo il nostro sito, sono intorno a 29 euro, 34 euro, quindi direi assolutamente, naturalmente vale sempre la regola che prima si prenota, meno si paga, quindi consiglio a tutti di iniziare a prenotare. Grazie Valeria. Grazie. Figurati. Che tipo di flusso di traffici, se avete fatto diciamo una valutazione su che tipo di traffico vi aspettate, ecco. Noi, come diceva giustamente Valeria, ci aspettiamo un traffico sia incoming, fondamentale per andare ad alimentare tutti quei progetti e quella visione che sia il Presidente che Marco prima hanno illustrato, e poi ci aspettiamo anche un buon ritorno da un punto di vista di traffico outgoing, cioè di persone che vanno a Parigi sia per motivi turistici ma anche per motivi d'affari. Questo ricalca un'altra, direi, grande peculiarità delle Marche. Le Marche sono una regione turistica, artistica, ma anche, ricordiamolo sempre, questo purtroppo spesso viene dimenticato,
è una delle regioni, è la regione a più alta penetrazione imprenditoriale d'Italia. Quindi, cioè Parigi è, ed è una delle grandi principali destinazioni anche d'affari per chi fa impresa. Quindi anche da questo punto di vista ci aspettiamo un buon ritorno. Sicuramente poi la compagnia aerea aumenta i prezzi perché vedrà la domanda crescere, però questo adesso non glielo diciamo. Sono due voli a settimana. Sono due voli a settimana, sì. E si va sull'aeroporto principale di Parigi, Charles de Gaulle? Si va su Parigi Charles de Gaulle, sì. Quindi ovviamente è un discorso di andare a Parigi, ma diventa anche un discorso di continuità. Potenzialmente sì, certo. Chi va a Parigi poi ha un'offerta mondiale, globale, da Charles de Gaulle. Non sembra un aspetto così secondario. Non è, no, no, è fondamentale. Diciamo che, ecco, diciamo che in quel caso Volotea ha un network point to point, si chiama, no? Quindi di origine e destinazione sul punto a punto. Però puoi combinare, stando a Parigi, poi puoi combinare tutto quello che è il network da Charles de Gaulle, che è mondiale. È uno dei più grandi snodi hub mondiali del trasporto aereo, quindi assolutamente sì. C'è qualcuno? Ecco. Prima la dottoressa in collegamento diceva che le Marche sono una regione straordinaria. Credo che qua ne siamo tutti convinti. Il problema che solleva qualcuno è questo. In questa regione i marchigiani hanno, secondo voi, questa consapevolezza in generale di vivere in una regione straordinaria? Prima domanda. La seconda, l'imprenditoria del turismo è all'altezza di crescere? Perché se noi guardiamo l'Emilia Romagna, che secondo me, confronto a noi, ha pochissimo da vendere, chi è trainante non sono le amministrazioni, sono le categorie. Qui da noi siamo pronti ed eventualmente, se non siamo pronti, c'è una strategia che si può mettere in piedi? Direi che la prima domanda la lascerei al Presidente, perché essendo vivendo questa regione... Beh, sulla consapevolezza, secondo me, c'è una consapevolezza parziale, nel senso che noi siamo le Marche, l'ultima regione italiana che si declina al plurale. C'erano anche le Puglie e gli Abruzzi, ma poi sono diventati la Puglia e l'Abruzzo e noi siamo rimasti le Marche. Che cosa significa questo? Significa che dobbiamo lavorarci e ci stiamo lavorando, per questo c'è l'agenzia, che è una scelta di accentrare con più forza e con anche più capacità di organizzazione quelle che sono le strategie turistiche per restituire consapevolezza rispetto alle opportunità, ma parliamoci chiaro, le opportunità se non ci sono opportunità la consapevolezza è fine a se stessa, quindi noi dobbiamo prendere atto che questa di oggi è un'opportunità straordinaria perché ci apre di fatto, apre l'aeroporto delle Marche al mondo. E la valutazione appena fatta, che noi non avevamo fatto in maniera esplicita, ma è implicita in quello che è il risultato, l'obiettivo raggiunto questa mattina, annunciato, ufficializzato questa mattina, è un obiettivo molto importante perché parliamo di Ancona che diventa raggiungibile direttamente praticamente da New York, da San Francisco, da Los Angeles e da tutto il mondo. Questo è un dato che incoming diventa assolutamente molto rilevante. Dall'altra parte l'organizzazione. È difficile aprire ad un'organizzazione se poi questa organizzazione non vede il flusso di turisti arrivare, turisti e anche altre opportunità, no? Legate alle strategie di internazionalizzazione. Quindi sono due aspetti che si collegano necessariamente. La classe imprenditoriale è sicuramente all'altezza per fare il salto di qualità. Noi abbiamo avuto negli anni un'altissima vocazione manifatturiera, non a caso parliamo del cluster della nautica, che magari è poco conosciuto nelle Marche, ma è molto conosciuto nel mondo, la moda. Abbiamo i maggiori marchi mondiali del lusso che vengono ad investire nella nostra regione. Abbiamo anche nella logistica raggiunto un risultato importante su cui lavoriamo sempre con il dottor Dozzogna, il dottor Bruschini, con Interporto e con il Porto. Stiamo cercando di mettere in campo delle strategie che rappresentano una novità, ma rappresentano anche una grande opportunità.
Quindi io sono convinto che certamente il prodotto c'è, dobbiamo organizzare meglio quella che può essere la ricettività, perché c'è bisogno di più dialogo e maggiore programmazione, però insomma credo che gli ingredienti per fare bene ci siano tutti e che quello che accade questa mattina ne è una testimonianza non casuale, cioè non è che noi siamo casualmente qua. Grazie Presidente. Io aggiungo soltanto un elemento che poi è la sintesi di quello che ha detto il Presidente. In giro per il mondo, io ho vissuto in molti paesi del mondo, tra cui tra l'altro anche a Parigi, il Made in Italy è sintetizzato con quello che chiamano le tre F, food, fashion and furniture, quindi alimentare, moda e arredamento. E credo che le marche siano il non plus ultra di questi settori, quindi l'importante adesso è comunicarlo, farlo, renderlo concreto perché è raggiungibile in and out, dentro e fuori, e comunicarlo, e questo diciamo, è il lavoro congiunto che stiamo facendo, come diceva Marco, su tutto il territorio internazionale. Mi permetto di dire che comunque se tu non sei tangibile, cioè se tu non sei poi raggiungibile, dice io ho sentito parlare delle marche, bene, poi dopo per arrivarci dove devo andare, diventa un'avventura, è chiaro che sei fuori. Questo elemento di questa mattina ti rende tangibile da tutto il mondo, dalla Francia ma da tutto il mondo. Posso? Presidente, mi collego da fuori. Volevo chiedere questo, proprio in merito a quello che stai dicendo e pensando alle tre F, e questa regione ha questo potenziale enorme. Poi c'è una questione che immagino valuterete. Una volta che uno atterra, deve raggiungere il distretto della moda, deve raggiungere gli chef stellati che abbiamo dal nord al sud della regione. Quello della logistica dall'aeroporto è una problematica che dovrete affrontare, incluso l'abbellimento dei servizi dell'aeroporto, mi viene da dire, cioè negozi e attrattività. Anche su questo c'è un lavoro, una programmazione. Ma dico una cosa, cioè c'è una questione di causa-effetto, cioè inutile, cioè tu non riesci a portare nessuno ad aprire un negozio su un aeroporto che ha un traffico basso, quando il traffico sale è naturale che il negozio apre. E poi voglio dirti che stiamo lavorando, poi il dottor Alex lo dirà meglio di me, per quello che concerne l'aeroporto, stiamo lavorando alla costituzione del polo intermodale, cioè è la prima volta che sistematicamente porto, aeroporto, interporto ragionano insieme alla regione sulle strategie da compiere. Questo è un elemento che io non lo direi assolutamente secondario rispetto alla questione che lei ci poneva. Alex. Ha risposto il Presidente in maniera perfetta. Io aggiungo solo che l'aeroporto vive anche e soprattutto di attività, noi chiamiamo extra aviation, extra passeggeri. Quindi però, chiaramente bisogna portare i passeggeri, porti i passeggeri e poi chiaramente tutti i servizi ancillari vengono naturalmente, quindi si creeranno naturalmente. Il nostro piano industriale, noi abbiamo previsto il nostro piano industriale nei prossimi 4 anni, prevede altresì un importante sviluppo anche dei servizi extra aviation per l'aeroporto. Io vorrei aggiungere solo una cosa, che il senso importante di oggi è anche che con l'apertura di questo volo viene, diciamo così, evidenziata una realtà incoming forte dell'aeroporto delle Marche, e quindi nel momento in cui abbiamo dei flussi turistici che arrivano continuamente nel nostro territorio, attivano un circolo virtuoso che è quello che diceva il Presidente, cioè è chiaro che poi avremo tutta una serie di servizi che crescono ovviamente di conseguenza quando c'è l'arrivo del turista, perché il turista è cosa diversa, alimenta tutta una serie di servizi e di diciamo così, domanda e anche offerta. Di grandi opportunità così dal punto di vista economico che stanno alla base. E poi aggiungerei l'altra grande intuizione, è stata quella di creare l'agenzia che è turismo e internazionalizzazione, cioè c'è questo discorso di grande compenetrazione tra il mondo manifatturiero, che è sicuramente una grande eccellenza, e tutta la parte del turismo a 360 gradi, quindi veramente. Ed è stata fatta una prima sinergia, abbiamo fatto massa critica, e questa massa critica
produce questi risultati, che poi a catena andranno a conquistare i mercati internazionali. E quindi questo è veramente un cambio di passo estremamente importante, e si cominciano a vedere i primi frutti e i primi risultati. Cioè c'è stata una nuova consapevolezza che viene poi quotidianamente estesa anche a livello nazionale. Io mi permetto di sottolineare, cioè quando 2 anni fa c'era la pandemia, quindi non era un momento particolarmente semplice, no? Però ci si chiedeva, anche con tutti i soggetti che avevano interesse a dialogare con noi sull'aeroporto, sulle nostre politiche, ci chiedevano quello che era la nostra propensione, se noi eravamo pronti ad investire sul turismo, sull'intermodalità. L'agenzia rappresenta questo, cioè rappresenta il più grande investimento, cioè dove tu fai capire a tutto il mondo che tu sei aperto a dialogare, ad agire, a costruire, ad interagire. È anche una grande novità per il fondo che oggi gestisce il proprietario dell'aeroporto, con cui in questo tavolo abbiamo fatto tanti incontri, e chi ci chiedeva chiaramente una strategia, quale fosse la nostra strategia. La nostra strategia è quella che il dottor Boschini ha rappresentato, cioè quella della crescita, dell'interazione e di cogliere ogni opportunità sul settore turistico, sul settore dell'internazionalizzazione, perché poi la crescita non è una cosa unilaterale, è una cosa che fa convergere più aspetti. Se non c'è domanda è difficile che ci sia un'offerta, è un'offerta che di lì a poco fallisce. E c'è anche un'autorigenerazione della classe turistica, della classe imprenditoriale turistica, che vede che può aumentare i fatturati se ovviamente investe, quindi poi è un circolo virtuoso che parte. No, mi piace aggiungere un elemento che poi credo che venga fuori, no? Cioè che in realtà io sono l'amministratore delegato dell'aeroporto, ma non sto parlando solo come amministratore delegato dell'aeroporto, no? Cioè io sono parte di un team di lavoro dove è coordinato dal presidente, chiaramente, però io parlo per il turismo, Marco parla per l'aeroporto, parliamo per l'interporto, parliamo per il porto, parliamo per il sistema, Marco. Ecco, questo probabilmente anche a livello nazionale c'è sempre stato, Marco lo confermerà, negli anni il problema dell'Italia come mancanza di sistema, no? C'è sempre stato questo tema. Parliamo di Parigi, quindi io mi ricordo partecipare al più grande fiere di settore di Parigi, Top Resa, per esempio, più grande fiera di Parigi, e c'era lo stand della regione Valle d'Aosta, e poi c'era quello delle Marche, e poi c'era quello della Sicilia, addirittura le province, addirittura i comuni separati l'un l'altro. Quindi invece la capacità di fare sistema, noi stiamo facendo un grande sforzo per dimostrare come si lavora a sistema, partendo dalle Marche, bravo, per rendere questa regione anche un modello potenzialmente copiabile su scala nazionale. E come un sistema plurale possa diventare, sì, no, individuale, sì, per fare una promozione, sì, congiunta. E questo è estremamente importante, rispettando le singole pluralità, ma si fa sistema e si va tutti uniti insieme. E questo secondo me è anche, no, il concetto fondamentale che emerge oggi e che è un cambio di passo, proprio un cambio di visione del settore del turismo delle Marche. No? Può diventare una forza. Può diventare una forza e può diventare una grandissima opportunità. No. Poi su quello che diceva Alex, io ricordo quando ero direttore generale dell'Enit, facemmo uno stand all'ITB di Berlino, una cosa meravigliosa, tutte le regioni dentro, uno sforzo, un anno di lavoro, eccetera, eccetera. Meraviglioso, esco da questo stand, vedo un banchetto, e c'era un comune della provincia di Salerno, che non mi ricordo, che si presentava all'ITB di Berlino nel corridoio che univa 2 padiglioni, e che gli dissi: io, guardi, mi prendo io la responsabilità, venga lei dentro lo stand, perché se no quel suo stand e il banchetto mi ha creato talmente tanti danni a livello d'immagine che io comunque lo pago io. E quindi facemmo, perché veramente c'è purtroppo questa forte individualità, che è anche una grande forza dell'Italia, che noi siamo forti, fortissima a livello individuale, però se riuscissimo a fare un po' più sistema sarebbe una bella prova per tutti. Due note sull'accordo che avete. Cioè, esiste un accordo tra Volotea e la regione? Con l'aeroporto.
l'aeroporto. Questo accordo ha una durata, quindi questo volo sarà disponibile per quanto? Certo, ci auguriamo che lo sarà per sempre, però diciamo, nel caso in cui le cose non dovessero funzionare, per quanto tempo avete stabilito che durerà questo volo? Noi siamo ottimisti, seconda... quindi per sempre. Durerà per sempre. Lascio la risposta alla compagnia aerea, perché è giusto che chi opera il volo risponda. Ovviamente risponderà anche lei adesso che durerà per sempre, però... Certo. Ma noi ci auguriamo che duri per sempre davvero, perché si fanno degli investimenti da entrambe le parti per poter lanciare un volo di questo tipo, quindi l'obiettivo è che il volo rimanga per sempre. Poi noi abbiamo partecipato a un bando della regione che prevede che il volo sia al minimo 2 anni, ma il nostro obiettivo è di mantenerlo per sempre. Al di là dei tecnicismi, quindi il messaggio forte è che la partnership nasce attraverso le leve che la regione ci ha messo a disposizione, ma poi la partnership commerciale poi si sviluppa attraverso appunto l'alimentare i passeggeri in e out sulle Marche affinché questo volo poi veramente cresca anche in termini di frequenza e in termini di posizione. Certo. Questa è un'altra cosa importante. Noi iniziamo sempre con un numero di frequenze minime, ma laddove il prodotto funziona e c'è la necessità è possibile incrementare il numero di frequenze. Noi siamo presenti ad Ancona dall'inizio delle nostre attività nel 2012 e pian piano siamo cresciuti poco alla volta, piccoli passi, perché ci muoviamo sempre per piccoli passi, ma l'obiettivo è quello di continuare a crescere e anche su questa rotta. E mi permetto di aggiungere qualcosa, diciamo, per Volotea, è che Volotea oggi, Valeria lo confermerà, sta facendo un'attività di ridefinizione complessiva di quelli che sono gli aeroporti strategici su cui investire. Alcuni aeroporti sono stati cancellati dal posizionamento voli di Volotea, Ancona invece è cresciuta, quindi per dare anche un senso più ampio della strategia anche di Volotea sulla regione. Verissimo, abbiamo degli aeroporti vicini a voi che sono stati chiusi. È chiaro che abbiamo anche previsto per l'anno in corso un'azione anche promozionale da fare con l'aeroporto, perché poi il volo è chiaro che durerà per sempre, ma se ci sono gli aerei pieni. Ah, ma... certo. È chiaro che è importante avere il traffico. Esatto. Accanto al volo va fatta un'azione promozionale e saremo presenti, questa l'ho lasciata come ultima chicca, alla Fiera del Turismo, la vecchia Top Resa, che oggi non si chiama più Top Resa, che ci sarà nella città di Parigi, e ovviamente il volo sarà alla base della nostra azione promozionale in quella fiera. Perfetto, sono contenta che siate presenti lì, perché è veramente la fiera più importante in Francia. E poi vorrei insomma spoilerare una cosa, il Presidente me lo permetterà, devo dire che appena ci siamo incontrati, lui quello che mi ha detto, io credo molto nel mercato francese, che ne devo dare atto, e quindi questo diciamo che una, no, era una previsione. Insomma, ma se posso dire una cosa, i francesi viaggiano molto e gli piace molto venire in Italia, probabilmente non conoscono molto la vostra regione, è il momento di fargliela conoscere, perché sono sicura che si innamoreranno di quello che vedranno. Siamo perfettamente d'accordo. Va bene. Allora, se non ci sono altre domande, io direi che per questa mattina basta. Siamo andati a prendere il volo. Le emozioni potrebbero essere. Va bene. Andiamo a prenotare. Ciao a tutti. Beh, ci conto. Arrivederci a tutti, buona giornata.